Buongiorno, sono Laura Lazzarini, membro del consiglio direttivo di Sidia. Ieri sera si è svolta la serata, diciamo, di presentazione del Sidia Board. E in Italia saranno svolte, diciamo, nei prossimi mesi tutta una serie di attività di formazione, visto che siamo riusciti a raggiungere proprio in Italia un numero di iscritti sufficiente per poter avere tutta una serie di benefici. Il tipo di attività che sarà organizzato sarà deciso, diciamo, nell'arco dei prossimi mesi. Ad ogni modo, comunque siamo in continua ricerca di nuove adesioni, e perché l'interesse di Sidia è quello di costruire un qualcosa, però anche di consolidarlo, quindi di avere sì nuovi iscritti, però anche di mantenere questi iscritti nel tempo. Il percorso che Sidia ha fatto negli ultimi anni è stato rivolto non soltanto al Regno Unito, però anche, diciamo, a tutti altri paesi. In particolare ha ottenuto, diciamo, tutta una serie di iscrizioni anche con incrementi molto importanti in percentuale in paesi come l'Italia, in paesi come la Spagna, l'Olanda e il Sudafrica. E ovviamente sta guardando anche al di fuori del Regno Unito, in altri paesi che comprendono la Regione 1. Quindi speriamo, appunto, di trovare questi nuovi iscritti, e vi invitiamo anche a venire a Milano il 22 marzo alla serata Connect with Sidia, che si svolgerà, appunto, per illustrare tutte le nuove iniziative.